Ciao amici! Di tutti i misteri legati agli UFO, quello del 27 ottobre 1954 in Toscana rimarrà per sempre impresso nella storia, perché decine di migliaia di persone furono testimoni quel giorno di quel fenomeno inspiegabile e che hanno potuto vedere con i propri occhi e sentire con le proprie orecchie. Quel giorno, più di 10.000 tifosi erano andati allo stadio Artemio Franchi in modo da assistere alla partita della Fiorentina contro la Pistoiese, ma molto presto gli occhi degli spettatori lasciarono il campo per alzarsi nel cielo e l'arbitro dovette rassegnarsi ad interrompere l'incontro perché anche i giocatori avevano stoppato il pallone e fissato i loro sguardi verso il firmamento. Sopra di loro c'erano strani oggetti volanti di forma oblunga che sembravano ballare nel cielo, proiettando sullo stadio minuscoli brillantini argentati. Questi UFO sono infine scomparsi dal cielo, tanto improvvisamente come erano comparsi. Ma la Toscana continuò ad essere il teatro di questi fenomeni celesti per ancora alcune settimane e circa 60 anni dopo questa partita i fatti non sono ancora stati chiariti. Tra l'altro non lo saranno probabilmente mai. Oggi ti parleremo di 12 misteri storici che non sono mai stati risolti. Le storie di navi fantasma hanno da sempre tormentato gli incubi dei marinai e altri vecchi lupi di mare. Infatti, cosa c'è di più spaventoso che incrociare una vecchia barca schifosa e minacciosa in una notte senza luna nel bel mezzo dell'oceano? Ma se la maggior parte di queste storie sono solo storie che non stanno né in cielo né in terra, ce ne sono alcune che hanno un terribile fondo di verità. Il caso dell'MV Gioita ne è un esempio flagrante, visto che questa nave maledetta trascina sulla sua scia un segreto molto oscuro. Questa nave mercantile battente bandiera americana è infatti misteriosamente scomparsa nel Pacifico Sud nell'ottobre 1955. Solo 5 settimane dopo è riapparsa, ma non c'era più nessuna traccia dei 25 passeggeri e membri dell'equipaggio. Molte tesi furono allora emesse per quanto riguarda questi ultimi, ma nessuna tra loro aveva potuto spiegare questa misteriosa scomparsa in mare aperto, sebbene la nave non avesse fatto naufragio e galleggiasse ancora quando è stata ritrovata. No, il Cavaliere Nero non è il nome di un supereroe Marvel, perché dietro a questo appellativo, perlomeno pomposo, si nasconde un oggetto celeste non identificato e che sarebbe in orbita quasi polare intorno alla Terra. A credere agli ufologi e altri appassionati di UFO, questo misterioso oggetto sarebbe in realtà una specie di satellite artificiale di origine extraterrestre. E sì, sarebbero i piccoli ometti verdi che lo avrebbero piazzato lì, molto probabilmente per spiarci. Ovviamente si fa fatica a credere a questa teoria, benché gli scatti fatti da questo oggetto siano completamente mozzafiato, ma la verità è ancora là fuori, perché secondo ogni probabilità quello che vedi in queste immagini è solo una semplice coperta termica che dovrebbe ricoprire una parte dello shuttle Endeavour e che un astronauta distratto aveva perso durante un'uscita nello spazio. Quest'ultimo è stato tra l'altro completamente disintegrato qualche ora dopo, entrando nell'atmosfera terrestre, a differenza delle leggende del Cavaliere Nero che sono ancora così vivaci. Potresti pensare che il disco di Festo sia l'ultimo album pop di moda, ma non è affatto così, perché a dire il vero si tratta di un artefatto archeologico a forma di disco di 16 cm di diametro e le cui due facce presentano geroglifici completamente indecifrabili. Datato dalla fine dell'età di bronzo minoica, ossia circa 2000 anni avanti Cristo, questo disco, in argilla cotta, fu scoperto nel 1908 dall'archeologo italiano Luigi Pernier, mentre quest'ultimo effettuava delle ricerche sul sito archeologico del palazzo minoico di Festo a Creta, ma il vero enigma dietro a questo curioso artefatto si fonda essenzialmente sui 241 segni che sono punzonati formando una spirale partendo dall'esterno verso il centro. Nessun archeologo ha mai potuto decifrare queste iscrizioni perché non corrispondono a nessuna lingua conosciuta. Le ipotesi e le teorie procedono speditamente per quanto riguarda il significato di questa tabella circolare, la sua origine, così come i suoi misteriosi progettisti. I fenomeni celesti inspiegabili implicano il più delle volte degli UFO, ma talvolta gli eventi possono assumere un aspetto letteralmente astronomico. Il miracolo del Sole, o ballo del Sole, è quindi un misterioso fenomeno astrale, il cui protagonista principale è il nostro bel disco solare. Questo evento spettacolare si è svolto il 13 ottobre 1917 a Fatima, una piccola città pittoresca del Portogallo, e ciò davanti a più di 70.000 persone. Tutte queste persone si erano riunite qui perché prima era stato detto loro che ci sarebbe stato un miracolo coinvolgente il sole. Infatti, esattamente a mezzogiorno e davanti a quella folla immensa, il sole iniziò a girare su se stesso come un disco d'argento, proiettando al contempo i colori dell'arcobaleno. L'astro solare continuerà questa danza, girando sempre più velocemente su se stesso, prima di sciogliersi sulla Terra come se la stesse per colpire in pieno. Allora il sole finirà per riprendere il suo posto normale nel cielo, per il più grande sollievo delle persone che credevano che sarebbe caduto loro sulla testa. Successivamente la comunità scientifica ha provato a spiegare questo
questo fenomeno, sostenendo che si trattasse molto probabilmente solo di un'illusione ottica o tutt'al più un fenomeno meteorologico, se non addirittura un'allucinazione collettiva. Prima di proseguire, sai quante piramidi ci sono in Egitto? A. 3 piramidi. B. 50. C. 139. Pensaci bene, vedremo se avevi ragione prima della fine di questo video. Si prosegue. La matematica non è poi così difficile, è solo logica e buonsenso applicati a dei numeri. Ma se pensi che sia così semplice, prova quindi a risolvere l'insondabile mistero del cifrario Bill. Se non sai cos'è, non fa niente, visto che persino i più eminenti matematici e altri luminari di materia non sono mai riusciti a decifrarlo, perché il cifrario Bill è una successione di numeri indecifrabili che dovrebbero rappresentare la posizione di un immenso tesoro d'oro e d'argento. La storia di questo cifrario strano risale così al 1820 a Lynchburg, una piccola città della Virginia, negli Stati Uniti. Thomas J. Beal avrebbe scritto questo codice matematico per rivelare la posizione di un bottino prodigioso nel caso in cui a lui o a uno dei suoi accoliti capitasse una disgrazia. Infatti si erano imbattuti in una miniera d'oro nel corso di una spedizione di caccia al bisonte a nord di Santa Fe ed erano riusciti a dissimulare tutto l'oro che contenesse, ossia tonnellate e tonnellate di metallo prezioso. Ma vista l'estrema complessità della cifratura utilizzata da Thomas, nessuno ha mai potuto svelare il segreto e questa immensa fortuna rimane finora sepolta da qualche parte, aspettando che qualcuno voglia proprio trovarla. Potresti credere un solo istante che degli extraterrestri abbiano preso la briga di superare miliardi di anni luce nel vuoto interstellare solo per passare a salutarci? Questa ipotesi è tuttavia presa molto sul serio dalla NASA, che non si stanca mai di puntare le sue potenti antenne e altri radiotelescopi verso il cielo in attesa di un segnale ipotetico mandato da un'intelligenza extraterrestre. Quindi capirai il loro entusiasmo quando hanno finalmente potuto captare un misterioso segnale radio proveniente verosimilmente dalla costellazione del Sagittario, più precisamente di una piccola stella situata a 1801 anni luce dalla Terra. Inutile dirti che non è davvero la porta accanto, perché anche viaggiando alla velocità della luce avremmo bisogno di un po' più di 18 secoli per arrivarci. Il segnale, WOW, come è stato battezzato dall'astrofisico che lo aveva scoperto per la prima volta nel 1977, rimarrà quindi uno dei più grandi misteri della nostra epoca, perché vedendo la distanza siderale che ci separa da lui e il tempo che impiega per arrivare fino alla Terra, non sarà a breve che si riuscirà a intavolare una conversazione telefonica con gli omini verdi. Nel 1518 una terribile epidemia di peste si abbatté sulla città di Strasburgo, in Alsazia, ma non era la peste bubbonica in questione, ma piuttosto una peste danzante. Sì, hai sentito bene, perché tutti gli sfortunati che furono affetti da questa patologia iniziarono a ballare instancabilmente e in modo frenetico fino a morire letteralmente per lo sfinimento. Questa misteriosa epidemia avrà così colpito centinaia di persone prima di scomparire infine improvvisamente. Kryptos è una scultura di arte moderna che venne creata nel 1990 dall'artista Jim Sanborn e che è esposta davanti al quartiere generale della CIA a Langley, in Virginia. Quest'opera d'arte in granito non lascia nessuno indifferente, non per la sua bellezza intrinseca, che per la cronaca è praticamente nulla, ma piuttosto per le misteriose iscrizioni che vi compaiono. Infatti Kryptos porta un messaggio cifrato che nessuno ha mai potuto decodificare ad oggi, rendendo questa scultura uno dei più grandi enigmi della nostra epoca moderna. Nova N176 è un manoscritto asiatico che non ha mai potuto essere tradotto, e questo per la buona ragione che la lingua e la scrittura utilizzate sono completamente sconosciute. Quindi nessuno può sapere di cosa si tratta, né di quale argomento viene trattato in questo libro, e tantomeno la sua origine o la data della sua redazione. L'enigma del codice Nova N176 rischia tanto, quindi, di rimanere irrisolvibile, e il sapere che contiene rimarrà forse dimenticato, a meno che ovviamente si ritrovi un'altra stele di Rosetta. Immagina che tu possa sentire dei suoni che solo tu potresti individuare. Ciò non ti renderebbe pazzo dalle gare? Beh, sappi che questo fenomeno inspiegabile esiste, e ciò non ha davvero nulla a che vedere con l'acufene. Le persone che hanno sperimentato questo tipo di suono sono formali, questo suono strano non esisteva solo nella loro testa, e le numerose testimonianze raccolte un po' ovunque nel mondo vengono a confermare questo fatto. Allora, da dove può provenire questo rumore strano? Il mistero rimane completo. E come sempre ti abbiamo lasciato il meglio per la fine con questa sequenza che tratta di uno dei più grandi misteri della storia. Questo largo blocco di pietra che sembrava variopinto di disegni infantili di piccoli bambini è forse la prova che non è Cristoforo Colombo ad aver scoperto l'America. Questo blocco erratico di 40 tonnellate venne ritrovato nel 1680 da un colono inglese, giacente nel letto del fiume Taunton a Berkeley, una piccola città del Massachusetts negli Stati Uniti. Tuttavia non era davvero la natura geologica della roccia che interessò questo colono, ma piuttosto i curiosi
petroglifi che vi erano disegnati e che erano totalmente indecifrabili e sconosciuti. Da quel momento ci sono state delle teorie intorno all'origine di questi disegni. Alcuni dichiarano che sono petroglifi amerindiani, cosa che sarebbe quella più plausibile, ma altri non esitano a dire che questi disegni sarebbero di origine norrena o persino fenicia, cosa che rimetterebbe letteralmente in discussione la storia stessa degli Stati Uniti. Ora dici, cosa ne pensi di questi incredibili enigmi della storia che non hanno mai potuto essere chiariti? E per la domanda del giorno, la risposta è proprio la C. Infatti, si contano 139 piramidi in Egitto, alcune più grandi di altre, ma che condividono tutti gli stessi segreti e gli stessi misteri insondabili di questa civiltà antica. Spero siete stati numerosi a indovinare la risposta giusta. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!